natività di Gesù, immaginando Maria e Giuseppe che qualche ora prima del parto vanno chiedendo di porta in porta una stanza per loro. A quali porte bussano? A quelli degli alberghi presenti a Betlemme, al caravan serraglio in quel villaggio, o al limite, dato che Betlemme era un piccolissimo centro, magari a qualche albergo della vicina città, Gerusalemme, che distava pochi chilometri. Lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Certo, è anche difficile pensare che Giuseppe si sia messo a viaggiare con Maria proprio alcuni giorni prima del parto, tenendo anche conto del lungo viaggio da Nazareth a Betlemme, e per di più probabilmente a dorso di asino o cavallo, unici mezzi di locomozione dell'epoca, e soprattutto con i pericoli che presentavano i viaggi a quel tempo. Questo fatto ha sempre creato qualche perplessità. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Per la registrazione, in occasione del censimento, era richiesta la presenza del capofamiglia e quindi non era necessario che Maria andasse anche lei a Betlemme. Quindi, perché Giuseppe avrebbe procurato tutti questi enormi disagi a Maria, facendole affrontare un viaggio così lungo e faticoso? Giuseppe inoltre era originario di Betlemme, quindi doveva pure avere dei parenti in questo villaggio. Possibile che nessuno di questi suoi conoscenti offrisse ospitalità a questa coppia in tali condizioni, considerando che il fatto che per i popoli orientali l'ospitalità era ed è un dovere sacro? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Dio nella sua provvidenza cura anche delle cose più piccole ed umili. In suo nome la Chiesa le benedice, perché quanti se ne servono con retta e devota intenzione, invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, siano attratti verso le realtà invisibili e benedicano il Padre, sorgente di ogni bene, mirabile nei suoi santi. Fratelli, ascoltate la parola del Signore, nel Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che gliene domandano? Abbiamo ascoltato questo passo che ci fa comprendere che tutto è un dono di Dio, tutto è provvidenza di Dio. E questa sera volere celebrare la tavolata di San Giuseppe, il Virginetti, così come è chiamata nella tradizione siciliana, vuole indicare e lodare la provvidenza di Dio, che nella figura paterna di Giuseppe di Nazareth, padre davidico di Gesù, rappresenta, per così dire, la garanzia che Dio assiste sempre le sue creature, che le cura, che le nutre, che le protegge, che non potrà mai dare cose buone o cose cattive il Signore, ma ci dà sempre cose buone. E allora vedete, l'abbondanza della mensa che qui rappresentata rappresenta proprio questa bontà di Dio che ci nutre con il pane della parola e con il pane corporale, quello materiale. Adesso, benedicendo la mensa e condividendo il cibo, noi saremo partecipi come segno di comunione di questa realtà. Vedete, si può dire che questo è un sacramentale. Perché? Perché mentre riceviamo i sacramenti, che sono i sette sacramenti della Chiesa, no? Ci sono tanti sacramentali, cioè che si riferiscono ad essi, perché è un prolungamento della grazia che nella benedizione la Chiesa ci dà.
Il cibo è un sacramentale. Infatti l'Eucaristia, che è il massimo dei sacramenti, per così dire, si prolunga, si propaga nella condivisione dell'amore reciproco, nella donazione del cibo materiale che noi soprattutto diamo ai poveri e bisognosi, ma che condividiamo tutti, perché tutti siamo resi partecipi, come nella mensa eucaristica, come anche nella stessa tavola. Tutti siamo chiamati a condividere il cibo. Adesso dunque imploriamo la benedizione perché scenda su queste cose che avete preparato e su questa mensa per intercessione di San Giuseppe. Preghiamo. Benedetto sei tu, Dio onnipotente, fonte di ogni grazia e corona di tutti i santi, per intercessione della gloriosa semprevergine Maria e di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale e padre di provvidenza, stendi la tua mano su di noi e sulle cose che ti presentiamo e fa che non ci dispiaccia limitare colui che andiamo a celebrare, così godendo della sua protezione sulla terra potremo condividere la sorte gloriosa nei cieli, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva, Signore, nel dono dell'acqua benedetta il segno del nostro battesimo. Questo è un segno pasquale, perché siamo proprio nell'ottava di Pasqua e ci facciamo il segno di croce. Ecco, lasciamoci bagnare proprio. Benediciamo. Iniziamo il rito di benedizione. Possono venire, così iniziano a preparare i piatti prima ai bambini. Rosa. Dove sono i piatti? Sì.
Allora, per favore, è qua. Trova via Taranto, qua davanti. Dovete passare qui davanti, per favore. Ve lo chiediamo, sì, sì, di davanti. Per una questione sia di sicurezza, sia anche ora vi diamo a tutti i piatti. Come l'anno passato facciamo una cosa sistemata, carina. Allora, il tempo che prepariamo sarà pronti, quindi vi raccomandiamo, ecco, tutto, perché è cibo benedetto, quindi non può essere buttato, quindi la raccomandazione a chi sta dietro di passare avanti per ricevere il piatto. Mangiate, mangiate. Si mette un secondo e un dolce. Ok. Lei che vuole?